Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Dimmi. Io aspettavo questa sera, tipo da 25-26 anni, perché io sono Mamma cresciuto mia. Con tutte le tue canzoni, Silvia lo sai, Mare sì. Mar, Solarium, tutte quante le altre, e ho sempre desiderato averti qui con noi e questa sera sono emozionato, guarda, mi sono fatto anche la barba apposta. Ma anch'io sono sempre emozionato quando c'è di mezzo la musica, le cose che fai, quando c'è da raccontare. E insomma anche il fatto di essere qui con voi a Radio Bruno, insomma, è sempre un'emozione. Allora Luca, il tuo album si chiama Sputnik, sì. Quindi vuol dire compagno di viaggio in russo. Noi saremo in questo viaggio musicale, stellare, pazzesco con te fino alle 20, dove ci spiegherai pezzo pezzo perché hai scelto questa colonna sonora per questa sera. Ma vi ringrazio di essere i miei compagni di viaggio. Io ho scelto un po' di canzoni, ma in realtà poi alla fine siamo caduti sempre su canzoni mie, quindi racconterò delle cose, insomma, che mi riguardano, perché non ci sono tantissime, non è un viaggio sugli artisti che amo, ma è più un viaggio sulla mia storia, il mio racconto. Beh, anche perché le tue canzoni sono state e sono tuttora la colonna sonora di generazioni di italiani, quindi insomma è giusto anche ricordarle anche per il tour che sta per arrivare. Ti ringrazio. Sì, noi tra l'altro in questi giorni siamo proprio in preparazione di questo tour che partirà il 12 ottobre dal Vox di Nonantola, che è anche il giorno del mio compleanno. Una grande festa, quindi completamente. Spero che tutto questo tour sarà davvero una grande festa, sia per la gente che viene a sentirci, ma anche per me intimamente, insomma. Senti Luca, quando penso alle tue canzoni, io penso all'estate, occhiali da sole, caldo, amici, auto, e c'è una canzone che parla proprio di mare che ascoltiamo adesso. Sì, qui parliamo di un disco che è stato un punto un po' di svolta, in cui ho cercato di fare un esperimento nel 1992 di portare dentro tutta una serie di influenze che c'erano all'epoca, l'house, la musica, un certo tipo di musica elettronica, la canzone d'autore, ed è venuto fuori questo album che aveva una sonorità molto particolare, prodotto da Mauro Malavasi, che salute, che insomma a cui sono legatissimo. Partì questo progetto che poi mi porta avanti ancora oggi. Certo, perché ogni volta che si va al mare, a parte la grande festa, si canta proprio questa canzone. Mentre l'ascoltate, però, ricordatevi anche del numero 3, perché quando ritorneremo insieme questa canzone è proprio legata a questo numero. L'annunciamo noi? Mare mare, mare mare. Luca Carboni. Uno dei manifesti della musica di Luca Carboni, Mare Mare, e Luca Carboni questa sera qui a Radio Bruno, DJ per una sera. Allora, dicevamo prima il numero 3, perché nell'album incredibile che conteneva Mare Mare, questa era la terza traccia. Sì, è vero. E, tra l'altro, la misi come terza traccia. E, non era nemmeno previsto quando uscì questo album. Io ero molto convinto di Ci vuole un fisico bestiale, il primo singolo, e poi pensavo adesso vedremo quale sarà il singolo dell'estate, ma non pensavo che sarebbe stato un singolo Mare Mare. Era una canzone che mi piaceva musicalmente lì al numero 3, e dopo, visto che poi la scegliemo invece a giugno, a maggio, fine maggio uscì come singolo di quell'album, vista la fortuna che mi diede il fatto del numero 3, insomma, dopo da lì sono sempre stato attento alla traccia numero 3, quale scegliere, insomma, mi sono legato molto a questo numero. E devo dire però che il successo di questa canzone, che io credevo fosse così, una canzone un po' che poteva rimanere anche in disparte dentro l'album, così, non pensavo che invece sarebbe stata forse quella, la canzone più conosciuta di tutta la mia storia musicale, e tra l'altro da un'indagine della SIAE è anche una delle canzoni italiane più conosciute fuori dall'Italia.
Pensa a te, complimenti quindi. A proposito di numeri 348-255-9999, dove stanno già arrivando diversi messaggi, dichiarazioni di amore di tantissime tue fan. Luca, ti amo da sempre, la Patti, poi dopo c'è Robby, grande Luca, stasera seratona, e sì, fino alle 20 sarà con noi. Allora, DJ per una sera, e oltre ad ascoltare le canzoni tue, che quelle che hanno fatto la storia non solo della tua musica, ma quella della musica italiana, hai scelto anche alcuni pezzi come quello che sta per arrivare. Sì, vorrei celebrare questa sera un artista che purtroppo non c'è più, ma che proprio negli anni Ottanta, nel periodo, ho cominciato il mio primo disco nel 1984, e c'è una canzone che fu un po' illuminante come singolo pop, perché la canzone di un artista che metteva insieme la musica nera alla musica dei Beatles, alla musica bianca, sapeva veramente mescolare tantissime cose con idee di arrangiamento molto originali, molto nuove, e sto parlando di Prince, da Minneapolis, questo è Kiss. Luca Carboni, Luca lo stesso, e questa sera Luca Carboni ve l'abbiamo portato qua in diretta su Radio Bruno, DJ per una sera. Che meraviglia. Allora, Luca, Luca lo stesso è proprio un sinonimo, dopo anche fisico-politico con Fabri Fibra, di un percorso nuovo tuo musicale. Sì, credo che da fisico e politico sia nata così un po' la voglia di rimescolare ancora l'elettronica alla scrittura anche più cantautorale con cui ho sempre vissuto, e praticamente è nato un percorso che con Sputnik si è ancora più evoluto. Sputnik è un album ancora più elettronico di quello, con meno strumenti veri, con molta programmazione, ma con la voglia di mettere molta anima nel gioco, nel contrasto tra i testi e la musica, insomma. Luca, le tue canzoni hanno unito le generazioni di italiani, perché ti ascoltiamo da tanto tempo, nonostante tu abbia poco più di 26 anni, se non ricordo male. Sì, infatti. E lo dimostra questa cosa. No, poi non li ho ancora compiuti. Esatto, appunto, perché il 12 ottobre. All'inizio del tour. Esatto. E questa cosa lo dimostrano anche i messaggi che sono arrivati qui in radio, perché come sempre i tuoi fan si fanno sentire, a dimostrazione di quanto sia radicata la tua musica. E allora sentiamo anche le voci dei nostri ascoltatori. Ciao ragazzi, mi chiamo Massimo, chiamo da Savignano, confine tra Modena e Bologna. Volevo fare i miei più grandi e sentiti complimenti a Luca, perché è un cantautore fantastico, eccezionale. La mia colonna, io essendo un 71, la mia colonna sonora della mia infanzia praticamente l'ho vissuta con le sue canzoni. E sebbene ho 47 anni, l'altra sera sono andato giù al mare in moto a vedere il MotoGP a Misano da solo, senza famiglia, e sono proprio finito lì sul molo a Riccione a parlare all'infinito. Grande, le ragazze grande. Sghignazzavano e mi facevo sentire solo. Luca, sei un profeta. Ciao. Sei un profeta. Sei un mito. No, lui è un mito. Massimo ha detto, no, non vorrei sbagliare. Ci sembra di sì. Ciao Massimo, ti ringrazio per questo messaggio. Abbiamo degli altri. Sto ascoltando Luca. Sto ascoltando Luca. Abbiamo ascoltato la canzone Mare, 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 e io l'ascoltavo esattamente all'età che adesso mia figlia. Cioè, strabiliante. Io e Mare andremo sicuramente al concerto al Vox di Nonantola di Luca. Luca, saremo lì da te. Cioè, mi raccomando. Vi aspetto. Il giorno del tuo compleanno, l'inizio del tour, assolutamente da non perdere. Poi, insomma, lo sai che devi spiegare qualche anteprima. Non puoi andare via senza non dirti nulla. Io ci tengo sempre che i tour siano un po' una sorpresa, un po' come le canzoni, la musica è difficile da spiegare, è più bello ascoltare una canzone nuova che raccontarla, e anche il tour in qualche modo è un po' così, però qualcosa diremo, dai. Assolutamente sì. Luca, nel frattempo, bentornato. Chi è? E non tramonti più come quest'estate, come i vecchi tempi. Ciao Luca, in bocca al lupo per tutta la vita. Ciao da Mirko. Ciao Mirko, grazie, in bocca al lupo anche a te. Allora, DJ per una sera, prima ci hai fatto ascoltare, oltre alle tue splendide canzoni, anche un brano indimenticabile di Prince. Questi invece sono i Coldplay. Sì, facciamo un salto, siamo partiti dagli anni 80, andiamo negli anni 2000, no, 2000, e io che ho sempre amato il sound, il suono delle band,
insomma venne fuori questa band con questo pezzo molto pop ma molto nuovo. Lo sentiamo e poi lo commentiamo insieme a Luca. Yellow Coldplay su Radio Bruno questa sera con Yellow, ma DJ per una sera nel Drive Time c'è Luca Carboni. E quindi questi Coldplay nel 2000 hanno stravolto il mondo musicale, sono apparsi così, hanno meravigliato tutti. E beh, io tra l'altro sono sempre stato filo britannico, insomma, anche se prima ho messo Prince, ho amato tantissimo Bob Dylan, però insomma ho sentito... Dal 77 in poi ho scoperto molto la musica inglese, le band inglesi, prima col punk e poi con tutta l'evoluzione che c'è stata. E credo che loro sì, siano riusciti a mischiare, a mescolare una dimensione pop, una dimensione di grande aspetto poetico e anche di novità musicale, sonora. Tra l'altro c'è anche un legame stranissimo perché il fonico con cui fecero questo album lavorava in America, aveva cominciato nel periodo che Mauro Malavasi, il produttore dell'album di Mare Mare, cioè con il Fisico Bestiale, quando faceva i dischi in America Dance, insomma lavorava con questo grande fonico che poi ha contribuito a creare questo suono di questa meravigliosa band. Luca, dai Coldplay ad una domanda che fanno i tuoi fan, ed è molto interessante secondo me, è una ascoltatrice che racconta come i suoi figli di 12 e di 8 anni cantano ancora le tue canzoni, ti fa gli auguri anche per Forza Bologna, dice ovviamente, e poi ti chiedono anche i tuoi fan. Forza Bologna anche per stasera, insomma c'è un partitone complesso. I tuoi fan chiedono anche quali sono i 5 artisti, gruppi o cantanti, che fanno parte della tua collezione personale, quelli a cui non potresti rinunciare. Ma diciamo che sceglierne solo 5 è molto complesso. Adesso dico i primi 5 che mi vengono in mente, perché per non deludere chi mi ha fatto la domanda. Diciamo che sicuramente Bob Dylan, come dicevo prima, mi ha insegnato tanto. Bob Marley, perché unisce la poetica al dolore, alla possibilità di ballare, quindi la fisicità, no? È quasi sempre dance anche quando racconta il dolore o la rivoluzione. I Coldplay che abbiamo appena ascoltato, i Clash perché mi piacciono, sono molto legato al periodo degli anni fine 70, primi 80 del punk inglese e l'evoluzione che poi il punk ha avuto. Poi in Italia vorrei sottolineare una band progressive di quando io ero ragazzino, quasi bambino, la premiata Forneria Marconi, che ci ha insegnato tanto musicalmente ed è stato uno dei miei primi amori. Poi c'è Battisti, cioè se non beh, 5 non basterebbero. Non basterebbero, no. Citavi prima anche il fatto del potere della musica che ci fa ballare. Questa nel 92 ci ha fatto ballare alla grande, eh? Ci ha fatto ballare? Sì, 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 sì. Ci voleva proprio un fisico bestiale per ballarla, vedi? È vero, è vero. Sì. Più che ballare faceva salto. Sì, faceva. Sì, perché non è proprio dance, però l'energia c'era. L'energia della musica. Allora l'ascoltiamo. Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni su Radio Bruno con Malinconia. Luca Carboni questa sera è DJ per una sera Radio Bruno nel Drive Time. Perché hai scelto questa canzone? Molto particolare, forse anche di quelle un pochettino più, come dire... Ma è una canzone molto importante per me, anche se in effetti vengo così un po' criticato perché non la faccio spessissimo nei concerti, dal vivo, però è una canzone molto importante che racconta una parte di me, secondo me. E niente, ogni tanto, tra l'altro me l'ha fatta venire in mente, abbiamo fatto un cambio al volo perché insomma grazie a un vostro ascoltatore che ha mandato questo messaggio che la sua canzone preferita era questa, l'ho voluta accontentare e mi sono auto accontentato. A questo punto però, visto che ne hai parlato come di quelle tanto, che ti dicono che non fai mai, ti abbiamo un po' stuzzicato prima sui concerti, sì, ci devi parlare del tour, perché il 12 ottobre si parte con questa carrellata di concerti in giro, sì, per l'Italia. Stiamo tanto, la Modena. Stiamo già preparando questo tour da molto tempo, fra pochi giorni saremo
a crema a preparare tutto l'allestimento, perché è un concerto che deve essere una sorpresa, però insomma comunque ha tanti elementi dentro, ha la parte molto elettronica, la parte elettrica e anche una parte acustica in cui magari appunto canzoni come Malinconia possono anche essere fatte, perché può essere modificata ogni sera, quindi si possono creare dei momenti nuovi ogni volta. Tra l'altro è un tour abbastanza complesso, nonostante siamo in spazi piccoli come i club, perché c'è un grande lavoro anche visivo, stiamo preparando tantissimo materiale per raccontare anche dal punto di vista visivo le canzoni, partendo dal gioco della copertina di questo album che è disegnata da me. Ci sono tutte queste citazioni filosovietiche, però insomma da lì in poi anche l'aspetto visivo diventerà un viaggio molto bello insieme, parallelo a quello musicale. Un viaggio incredibile che inizierà proprio dall'Emilia Romagna il 12 di ottobre a Nonantola, vicino a Modena, al Vox Club, che si concluderà il 4 di novembre in quel di Parma, e poi alcune delle date: il 13 di ottobre a Cesena, il 16 di ottobre a Bologna all'Extragon, e poi anche a Padova il 18 di ottobre, a Firenze il 22, e poi da Bari, Napoli, Roma, poi per risalire il 29 di ottobre a Milano e poi il 3 di novembre a Brescia. È davvero un tour quasi un giro d'Italia. A Parma, il finale, il finale sempre giriamo abbastanza vicino a casa, sì. Ma d'altronde la scelta di fare un tour nei club ti porta ad andare dove i club ci sono, e purtroppo non ci sono club in tutte le città italiane, ma qui in Emilia ce ne sono abbastanza. Tu sei sempre stato un artista amato non soltanto dai fan ma anche dai tuoi colleghi, hai sempre avuto tantissime collaborazioni. Sì, anche in questo disco ci sono collaborazioni con Calcutta, con Giorgio Poi, che è un altro giovane cantautore molto bravo, con Gazzelle, che insomma adesso sta per uscire con un disco nuovo. E poi a Bologna ci sono tanti incontri, c'è una band che io amavo da un po' di anni, che quest'anno, che l'anno scorso veramente è arrivata. Quest'anno, perché quest'anno era il 2018, sì. Insomma, è arrivata anche a essere conosciuta dal grande pubblico. Sto parlando dello Stato Sociale, con i quali c'è anche il progetto di magari insieme anche a Cesare Cremonini, insomma, adesso vedremo di costruire, inventare un nuovo inno del Bologna. Vedremo, però, coinvolgendo tutti, anche Morandi, insomma, tutti i bolognesi storici. Beh, una cosa meravigliosa. E niente, nel loro disco abbiamo cantato insieme una canzone, e tra l'altro c'è anche l'idea ogni tanto di insomma incontrarci in questo tour, poi insomma sarà una sorpresa anche questa. Comunque insieme abbiamo fatto una canzone di questo album, Facile, e direi di ascoltare. Assolutamente. Lo Stato Sociale con Luca Carboni. Luca Carboni che questa sera è qui in Radio Radio Bruno, DJ per una sera, e che il 12 di ottobre partirà con il suo nuovo tour. Ma io me immagino già questa canzone tutta da cantare insieme sul palco con la chitarra. Luca Carboni, DJ per una sera, questa sera qui su Radio Bruno. Senti Luca, prima abbiamo detto che quando parliamo di te pensiamo ma a te. Ma ho visto che ci siamo adeguati. Sì, ci siamo adeguati al tuo look. Perché io sono venuto qua perché in realtà il DJ, questa è la postazione del DJ, e esatto. Voi mi avevate relegato nella postazione. Ah, perché Luca Carboni ospite. Vuol dire estate, mare, ragazze, e abbiamo la Geo, ma vuol dire anche occhiali da sole. Quindi sì. Ci siamo messi gli occhiali, certo, da sole anche noi questa sera. Però tanti sono i messaggi vocali che arrivano, abbiamo tempo in chiusura di sentirne un ultimo. Ciò che mi è sempre piaciuto di Luca Carboni, che oltre ad essere un grande artista, l'ho sempre vissuto come l'amico della porta accanto. Mamma mia. È vero. Grazie. Che è una cosa che sembra chi è semplice. Che lo saluto? Non ha detto il nome. No, vabbè. Ciao, grazie. In realtà è un grandissimo pregio passare per una persona, credo, semplice, che arriva direttamente al cuore delle persone per così tanto tempo. È un dono immenso. Beh, per me questo è un grande complimento. Io ci ho sempre tenuto a non sembrare, non essere un'icona, la rockstar, no? Quindi va bene così, è bello che arrivi questo.
Luca, davvero quest'ora dove tu sei stato nostro DJ è volata. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi e niente, torneremo. Aspetta, prima dobbiamo tornare a ricordare che dal 12 ottobre comincia la grande festa, perché sarà ogni sì, sera. Quello sarà davvero una grande festa, vi aspetto davvero in tanti e condivideremo, credo, un momento bello, perché i concerti possono dare anche la felicità. Ci saranno le canzoni, quelle nuove, quelle che abbiamo sentito anche quest'estate, e poi immancabili anche i grandi successi che hanno fatto la tua storia musicale e quella certo, d'Italia. Certo. Bene, ci sarà un po' un racconto molto ampio, un viaggio nel tempo. Assolutamente da non perdere. Grazie mille a Luca Carboni. Grazie a voi, ciao a tutti.